meglio. Insomma, abbiamo capito che qui oggi abbiamo degli amici che sono dei veri comunicatori, dei veri testimoni, ragazzi. Che forza che siete! Ma vediamo un'altra domanda. Pensiamo, giorno, mese, anno e luogo in cui siete diventati campioni. Il giorno proprio non me lo ricordo. L'anno è il 36 d.C. Gerusalemme, Palestina, Medio Oriente. Io il 7 ottobre del 304 d.C. a Padova, in Italia ovviamente. 19 settembre 2009 a Manaus, in Brasile. Ma che forte, ragazzi! Avete sentito? Abbiamo un rappresentante per ogni epoca e per ogni luogo. Che forti che sono questi testimoni! Ma adesso facciamo un'altra domanda. Cos'è necessario per diventare dei veri campioni? Qual è la caratteristica che vi ha fatto vincere? Beh, dai, Giustina, visto che hai sempre da dire che sono il primo, largo alle donne. Dici, qual è la caratteristica che ti ha fatto vincere? Grazie, Stefano, che gentiluomo! Ti è proprio venuto spontaneo stavolta, eh? Vediamo un po'. Allora, ragazzi, dovete sapere che io provengo da una nobile famiglia padovana e sono del tempo dell'imperatore Diocleziano. Lo avete sentito nominare a scuola? Ma io non mi sono arresa, non mi sono persa d'animo, perché per me Gesù è unico, è tutta la mia vita un mito. Non lo lascerei mai, non lo tradirei mai. Sono stata pronta a testimoniare il suo messaggio d'amore fino in fondo, finché ho potuto. Alla fine mi hanno uccisa. E mi hanno uccisa tagliandomi la testa, ma io non ho avuto alcuna paura. Solo dopo molto tempo in mio onore è stata costruita una basilica e in molti mi hanno riconosciuta come patrona della loro città. Quello che vi voglio dire, ragazzi, è che per essere dei veri campioni, per diventare dei veri vincitori come me, ci vuole innanzitutto... Vediamo! Orla, giriamoci tutti di là! Guardate come sta scendendo! Chissà cosa ci vuole, Giustina ci vuole dire che ci vuole, proviamo a dirlo, passione! Esatto, ragazzi, la passione, quella passione che ci mettete quando scendete in campo e cominciate a correre, quando vedete un avversario, lo anticipate, lo scartate, prendete la mira e fate dei sette diaconi nominati dagli apostoli di Gesù e avevo il compito di dare da mangiare alle persone più povere. Naturalmente non perdevo occasione per parlare di Gesù. Purtroppo per questo però sono stato arrestato e condannato. Pensate, mi hanno ucciso tirandomi addosso le pietre mentre pregavo per i miei persecutori. Quello che vi voglio dire, ragazzi, è che per essere dei veri vincitori, dei veri campioni come me, ci vuole anche molto... Vediamo, giriamoci!
importante questo striscione, per quello ci mette tanto a scendere. Ci vuole un razzo di sole. No, no. Diciamolo insieme, cos'è che ci vuole? Coraggio. Esatto. Sì, il coraggio di non fermarsi davanti agli ostacoli, davanti a una barriera di avversari che vi chiude la vista davanti alla porta, al terreno scivoloso e difficile. Ai tifosi che gridano e vi incitano, ma non sono lì in campo con voi, che dovete lottare per arrivare alla porta e possibilmente fare... Gol! Il coraggio di crederci per primi, di correre, di andare avanti fino in fondo. Ecco ragazzi, io ho vinto perché ho testimoniato con coraggio Gesù. Che campioni giusti e Steppo, campionissimi, vai! Scusate l'ironia ragazzi, ma io sono uno come loro, un giovincello come loro. No, veramente, belle parole, passione, coraggio, questi sono gli ingredienti che servono per diventare dei veri campioni. Ma se posso aggiungere la ciliegina sulla torta, io sono stato missionario in Brasile, in una parrocchia, nella parrocchia di Santa Evelina, in una città di nome Manaus. Sono andato lì per portare il messaggio di amore e pace di Gesù a tutti i nostri fratelli, anche quelli più lontani. E per andare lì ho lasciato tutto quello che avevo e ho messo a disposizione la mia vita, le mie parole, il mio tempo per Gesù. E per Gesù ho dato anche la mia vita. Sì, mi hanno ucciso con una pistola. Quello che voglio dirvi ragazzi è che infine per essere dei veri campioni occorre anche essere capaci di... Vediamo, vediamo, apriamoci! Guardiamo cosa arriva! Vediamo che fanno i coriandoli. Occorre essere capaci di... Dono! Sì, è proprio il dono! Il dono per la propria squadra e per un obiettivo che va oltre la propria squadra. Il dono è anche ascoltare il mister quando ci sembra difficile, così da passare la palla anche a quel compagno che è un po' più indietro e possa correre, scartare anche lui, fare... Gol! Esatto, ecco, io ho vinto perché mi sono fatto dono agli altri proprio come ci ha insegnato Gesù. Ma che forti che siete ragazzi, siete davvero dei grandi testimoni. Got plenty of beer, ain't got no money in my pocket, but I'm already here.